Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Perché lo fanno? I produttori di Hollywood e delle case discografiche predicano i simboli e i messaggi della Gnostic Religion, alcuni perché ci credono, e dunque con i film e con le canzoni vogliono risvegliare gli spirituali inconsapevoli alla loro dignità superiore, o magari risvegliare tutti gli uomini alla superiorità spirituale. Tuttavia, certamente, altri produttori lo fanno per propagandare soprattutto la cultura della classificazione verticale della dignità degli uomini. Ossia, alcuni produttori di Hollywood, che sono dei Jensen autentici nella vita reale e comunque collegati ad essi, fanno il doppio gioco. Sembrano predicare la ribellione del popolo dal controllo dei potenti, come il personaggio Howard Beale. Oppure sembrano predicare la distruzione del vertice, come quasi Neo di Matrix, molto quasi. In realtà predicano proprio la società verticale, ossia la dipendenza, dominazione del popolo da parte dei Jensen super ricchi materiali. Dunque il popolo dipende da molto molto meno dell'1.000%. Ossia la dipendenza, dominazione del popolo da parte dell'elite. Come l'elite degli Avengers. Tutta l'umanità dipende da cosa realizzeranno gli Avengers, i quali sembrano tanti, ma non sono nemmeno l'1.000% rispetto al popolo. Dunque il popolo dipende da molto molto meno dell'1.000%. Banalmente si può rispondere: ma questo non può essere Hollywood, perché gli Stati Uniti sono la patria della democrazia. Tuttavia, se si supera la fiducia nelle apparenze, si scopre che la società statunitense della piramide del dollaro è una società fortemente classista nei suoi livelli più alti, esattamente come la società inglese da cui deriva. A questi super livelli, che loro siano dei nobili o dei borghesi super ricchi, e soprattutto che il popolo viva nella democrazia o nella monarchia, non fa alcuna differenza. Il messaggio che questi potenti propagandano nella società è sempre lo stesso. Ossia, sarebbe giusto che pochi uomini comandino e sarebbe giusto che tutti gli altri sopportino rassegnati. E se ci riflettete bene, questo messaggio elitario deve essere predicato soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto in modo subdolo utilizzando la Gnostic Religion e gli utili idioti che ci credono sinceramente, proprio perché deve corrompere la cultura della democrazia maggiormente realizzata sulla Terra. Indagine sul primo simbolo gnostico del film 98,16. Chiudiamo l'indagine riprendendo il giochetto numerologico all'inizio del film. Ricordati Howard 98,16. I giochetti gnostici numerologici si basano generalmente sulla somma dei numeri,
abbiamo una virgola separatrice, probabilmente nell'originale inglese è un punto, e quindi avremmo una coppia di numeri da una parte e una coppia di numeri dall'altra parte. Operando sulla prima coppia di numeri si ottiene 98, 9 più 8, 17, ma 17 può essere ulteriormente elaborato in 1 più 7, 8. Quindi da 98 otterremmo 8. Dall'altra parte, 98,16, 16 diventa 1 più 6, 7. Totale 8 e 7. E questi due numeri non sembrano portare ad alcun significato, anche se manca un numero per arrivare al numero 88, che è uno dei loro numeri, con dei significati. Tuttavia non porta un significato nemmeno trasformandolo in lettere alfabetiche, perché questo è un altro giochetto. Gemetria. All'8 corrisponde la lettera H e al 7 corrisponde la lettera G. Allora, poiché l'agnostic religion rovescia il senso comune dei significati e dell'importanza di tutte le cose, la virgola, anziché la separazione tra due cifre, potrebbe indicare l'unione delle due cifre contigue. In questo modo i numeri da considerare potrebbero essere il 9, l'8,1 e il 6, che diventano 9, 8 più 1, 9 e 6, cioè 9, 9, 6. Oppure, girandolo, 9, 6, 6. Insomma, sembra un 666 incompiuto. Mancherebbe solo un numero da convertire in 6. Un po' come nel film Black Swan e la conversione da cigno bianco a cigno nero. Ossia, il protagonista, Howard Beale, all'inizio del film è sulla strada giusta della ribellione, ma gli manca ancora qualcosa per la conversione completa. Infatti, all'inizio del film, concepisce una ribellione solamente individuale, quella del suicidio, in TV, anziché una ribellione sociale. Nel corso del film, Howard diventerà un uomo 666, un numero che è concepito come il simbolo del liberatore dell'uomo dalla prigionia dei comandamenti del Dio biblico. Tuttavia, successivamente, dopo la conversione, Howard Beale abbandona l'ispirazione spirituale per quella materiale di Jensen. È perciò probabile che il numero 98,16 indichi simbolicamente l'imperfezione spirituale irrecuperabile di Howard Beale. Gli mancherà sempre qualcosa. Un'altra spiegazione del giochetto numerologico 98,16, ricordati Howard 98,16, potrebbe essere l'indicazione di un versetto della Bibbia. Infatti, 98,16 potrebbe indicare 9 più 8, 17 e 1 più 6, 7. 17,7. Di quale libro della Bibbia? Visto che sono una settantina, il film, nella versione italiana, cita il libro dell'Apocalisse, ma al capitolo 17,7 non c'è nulla di interessante. Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha 7 teste e 10 corna. Non sembra portare da nessuna parte, ma un altro testo per il quale gli gnostici sono certamente interessati è il Vangelo di Giovanni. E qui, al capitolo 17,7, è scritto: «Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te». E questo è un significato sufficientemente adattabile alla vicenda del personaggio Howard Beale e anche alle intenzioni degli sceneggiatori del film,
indicare al popolo l'entità Gnostic trascendente, risvegliare gli uomini spirituali inconsapevoli alla conoscenza dell'entità gnostica, come il risveglio di Heavely sul balcone in V for Vendetta. A voi poi cercare negli altri libri della Bibbia cosa si trova al capitolo 7 più 1, 8,7. Comunque sia, quel numero, senza alcuna specificazione, minuti, secondi, frammenti, segmenti, rimanda certamente a un messaggio in codice, tipo parola d'ordine, conosciuto a quelli dello Gnostic Club. Fine. Finalmente. Cosa ricavare per difendersi dalle contraddizioni e soprattutto dai sotterfugi? Che mentre si guarda un film, una serie TV, un videoclip di una canzone, un TG, si può tenere a mente che il falegname di Nazareth ha detto di essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini. Cioè, con gli uomini, con gli altri, non ha detto di essere solo dei semplici, dei semplicioni. Ha detto di essere, prima di tutto, prudenti, come i serpenti, con tutti i rimandi che ci sono. Perché lui sapeva bene che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Evidentemente lui non era un semplicione e probabilmente a lui i semplicioni non piacciono. Prossima indagine. Se tutti gli uomini sono spirituali, però non hanno tutti lo stesso orientamento spirituale. Ciao indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.